Ciao Enzo, Buongiorno, buongiorno a te. che ci fai vedere questa mattina Allora, qui a Villa Gardena? ci ho pensato tanto in realtà di cosa parlare, perché poi ci stavo pensando stamattina perché stavo scrivendo due righe, che in realtà Benito e tutto quel che è stato questo periodo di storia è stato un po' il filo conduttore non solo della mia vita, ma in realtà di tutta la mia famiglia da almeno 3 o 4 generazioni, perché la mia bisnonna, la madre di mio nonno materno, era una figlia della Lupa, mentre il papà di mia nonna materna era un partigiano. Quindi in realtà i rapporti con Benito e col Ventennio partono ecco, con me da 4 generazioni. Però ho scelto di parlarti di Bruno perché io ho cominciato ad interessarmi a questo periodo sin da quando ero piccolissimo, quindi ho avuto modo in tanto tempo di vedere, di sentire e di studiare diverse storie. Però Bruno per me è una parentesi importante, è un ragazzo che ho nel cuore perché poi io adesso ho 24 anni. E Bruno è venuto a mancare che ne aveva appena 23, quindi in realtà lo sento molto vicino a me, e non solo come un fatto anagrafico, ma anche come un fatto di mentalità, perché lo dico spesso quando faccio le visite, per uno strano pensiero, o comunque per una strana serie di pensieri della mia testa, penso che comunque, visto che siamo coetanei, potevo essere io, Bruno, perché Bruno è nato, come vediamo anche dalla lapide, il 22 aprile del 1918 ed è venuto a mancare il 7 agosto del 41, quindi aveva appena 23 anni. E Bruno era il terzo genito di Benito e Rachele e gli piaceva volare, era un aviatore, soprattutto militare, e che purtroppo venne a mancare in un tragico incidente il 7 agosto del 41, appunto. Bruno poi in realtà è stato anche un po' il precursore di un'altra figura che ho apprezzato molto di questo periodo storico, che è Italo Balbo. Però Bruno in particolare ce l'ho nel cuore più degli altri, soprattutto dopo aver intervistato anni fa il tenente pilota Mimmo Musti De Gennaro. Andammo a intervistarlo per il Giornale d'Italia, a Pisa, andammo a Pisa perché lui era a Pisa. Alfonso Farina era tenente dell'aviazione militare e il 7 agosto del 41 era a Pisa e assistette all'incidente in cui purtroppo poi morì tragicamente Bruno. Raccontò del fatto che durante la precipitazione del velivolo, comunque l'ala, una delle ali di questo Piaggio P-108, era un quadrimotore, andò a sbattere su un pollaio. E non so né per come né perché, comunque un'ala del velivolo entrò nella plancia di comando e colpì alla testa Bruno e morì per questo motivo. Quindi una morte comunque tragica e anche turpe, comunque molto molto violenta. E un'altra testimonianza molto importante su Bruno ce l'ha data il tenente pilota Mimmo Musti De Gennaro, che abbiamo voluto ricordare con un cippo qui dietro, che ci raccontò, lo vediamo, è nato il 4 giugno del 1915 ed è venuto a mancare il 30 aprile del 2002. E ci diede questa, in realtà Domenico Adele lo raccontò, questa testimonianza molto molto importante, perché Mimmo Musti era il secondo pilota di Bruno in quel tragico 7 agosto. E disse a Domenico Adele che quando comprese che non c'era purtroppo più nulla da fare per poter far riprendere quota al velivolo, Bruno lasciò, diciamo, quella che noi conosciamo come il cloche di comando e lo abbracciò in questo modo, facendogli da scudo con il suo corpo. E Mimmo Musti disse che lui si salvò per questo motivo qui. Infatti, vediamo, è venuto a mancare poi nel 2002, quindi diversi anni dopo l'incidente. Rifammi vedere come lo abbracciò. In questo modo, lo prese in questo modo qui, per proteggerlo, gli fece da scudo col suo corpo. Ecco, perché cosa stava accadendo? Perché uno dei 4 motori di questo quadrimotore della Piaggio, del P-108, andò in avaria, ci fu qualche problema durante la fase d'atterraggio comunque,
e Bruno provò a far riprendere quota al velivolo e non riuscendoci decise di lasciare andare l'aereo e di provare a salvare quantomeno la vita al suo secondo pilota. Io questo lo racconto sempre in visita anche con una certa emozione perché poi Bruno, ecco, era questo, era un ragazzo così di buon cuore e che aveva sempre un pensiero e un occhio di riguardo per i suoi commilitoni. Sempre il sergente Farina, torno un attimo indietro, in quell'intervista raccontò che durante la guerra in Grecia, se non ricordo male, comunque era in guerra con i suoi commilitoni. E prese 2 giorni di licenza solo per andare a comprare una radiolina da regalare ai soldati della sua squadra. Questo per regalargli qualche ora di svago o comunque anche qualche notizia dall'Italia, anche per sentire per intuire almeno se le loro famiglie stessero bene ed episodi di questo tipo qui. Io, Bruno, quando parlo di Bruno, poi. Faccio sempre una menzione e prendo in prestito dei versi in realtà che io trovo stupendi della locomotiva di Guccini. Perché dico, se è vero che gli eroi sono tutti giovani e belli, Bruno è un esempio di questi versi. Ma Guccini è comunista. Lo so, io sono molto democratico, a me se una canzone piace lo ammetto senza problemi e per me, ecco, Guccini è stato un grandissimo interprete di canzoni stupende, in realtà di testi fantastici. Quindi ecco, mi permetto di prendere in prestito delle frasi che mi piacciono tanto anche per descrivere un po' quello che accade qui dentro. Tu che sei un ragazzo legato un po' alla destra italiana, come vivi il rapporto con la gioventù invece di sinistra? Hai amici che potresti definire comunisti, per esempio? Io parto da un principio e dico che per me parlare oggi di fascismo e comunismo è anacronistico perché comunque viviamo in un periodo storico in cui parlare o comunque dire di riscontrarsi in queste idee è un po' diverso perché comunque sono filosofie o comunque correnti di pensiero che sono nati in un mondo che aveva necessità e completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo noi oggi. Vivevano in un mondo diverso, perché poi rispetto, ecco, anche a 100 anni fa che c'è stata la marcia su Roma, il mondo è cambiato completamente in realtà. Quindi parto da questo presupposto, però rispondendo alla tua domanda io ti dico che ti sembrerà forse un po' strano a dirti, ma io ho più amici di sinistra che di destra. Perché? E come vivi questo rapporto? Parlate dei problemi della storia, delle contraddizioni e soprattutto delle paure che la storia induce. Ah, sì, chiaramente poi ecco quando emerge comunque il mio pensiero, chiaramente c'è sempre del confronto. Io per quel che è stata la mia esperienza devo dire che in realtà devo dire che mi sento molto molto positivo, anche se a dirlo in questo periodo la parola positivo è un po' particolare. Diciamo ecco che sono fiducioso perché io in realtà con ragazzi giovani o comunque della mia età o anche più giovani di me, io trovo molta più apertura mentale e anche molta più voglia di ascoltare, quindi sono molto molto fiducioso. Secondo te perché alcune generazioni di oggi, soprattutto quelle un po' più adulte, hanno così paura della destra? Guarda, è una domanda complessa alla quale rispondere, però così su due piedi ti direi che penso che dipendi dall'aver vissuto quasi direttamente quella parentesi, perché anche, soprattutto le persone più grandi magari sono figlie di persone che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e che comunque sono state schierate dal fronte opposto rispetto al Partito Nazionale Fascista o alle GNR o alla Repubblica Sociale. Loro ricordo, quindi presumo abbiano vissuto direttamente questa parentesi dai racconti dei genitori o anche degli zii, dei nonni. Quindi sono forse rimasti, non voglio dire indottrinati, però comunque sono stati troppo coinvolti emotivamente da questa parentesi, diciamo. Quindi presumo dipenda da questo.
Tu Marco, quanti anni hai? 24. Tu che con la tua data anagrafica sei così lontano dal ventennio ed anche dalla marcia su Roma di cui giorni fa abbiamo ricordato il centenario. Come vedi il fascismo? Lo trovi anacronistico? Lo trovi attuale? Il fascismo storico, mi riferisco, quello di Mussolini a cui si rifanno molti nostalgici ed alcuni ragazzi un po' eccessivi che hanno la tua stessa età. Allora, parto dall'ultima parte, dai ragazzi che oggi rievocano o comunque vengono magari a fare nostalgismi a parer mio inutili. Perché, ripeto, parlare oggi di fascismo per me è anacronistico perché oggi viviamo in un mondo e delle situazioni molto diverse rispetto a quelle in cui nacque il fascismo. Quindi non penso ci possa essere questa. Po non penso possa esserci nuovamente un evento del genere, perché è stato un evento irripetibile che era figlio del suo tempo e delle circostanze di quel periodo. Tornando invece all'inizio della domanda e parlando del fascismo, di come è nato il fascismo ai tempi, prendo spunto dalla conferenza tenuta nel pomeriggio di sabato dal professor Biagio Cacciola, che in conferenza ha letto testualmente il programma elettorale dei fasci di combattimento del 1919, dove praticamente promossero questo programma che in realtà, ascoltandolo, io dicevo: cavolo, ma molti di questi punti qui sembrano problemi attuali perché parlavano di adeguamento degli stipendi, del tetto, quello che oggi noi chiamiamo tetto massimo delle bollette e cose simili. Quindi, diciamo, da una parte penso che ai per quel che era il mondo di quel tempo fosse in realtà molto attuale e anche lungimirante per come è nato, perché poi un altro esempio di lungimiranza, io dico sempre, cito la parità di genere. Le prime donne soldato noi in Italia le abbiamo avute nel 1944 durante la Repubblica Sociale Italiana, quando Benito, diciamo, accolse la richiesta scritta via lettera di tante donne, comunque giovani donne o ragazzine tante volte, che volevano andare a combattere insieme ai soldati, come pari dei soldati degli uomini. Io cito sempre Fiorenza Ferrini, che è stata un ausiliare del SAF, peraltro anche lei volontaria di questa villa, che raccontò, c'è anche un'intervista questa, che non so se l'hai vista, la facemmo sul Giornale d'Italia, Enzo, che lei dice, a un certo punto dell'intervista, disse che lei partì per Salò e la misero a fare rifornimenti di vivande, cose di questo tipo, e andò dal capostazione e le disse: guardate, io mi sento imboscata. Mi sento imboscata perché io sono venuta qui per combattere, non per rifare i letti, una cosa del genere, disse. Quindi, e da lì poi le ausiliarie del SAF poi cominciarono anche loro a combattere in prima linea insieme ai soldati. Parlando sempre di attualità, Benito piantava un albero ogni volta che nasceva un figlio, per dire. Noi oggi lo facciamo perché magari ci siamo accorti che nel tempo abbiamo asfaltato un po' troppo e che abbiamo abbattuto un po' troppi alberi. Però Benito, ovviamente non penso fosse per gli stessi motivi, ma comunque comunque un principio comune c'era con quello che facciamo noi oggi. Qui piantò un albero per ogni figlio che nasceva, quindi il primo lo piantò nel 1910 quando nacque Edda e poi a seguire con tutti gli altri figli. E qui ancora oggi sopravvive l'albero che piantò Benito nel 29 per la nascita di Anna Maria. Anna Maria, che ha una storia molto particolare, apro e chiudo una parentesi veloce, perché morì giovane, aveva appena 39 anni. Questo perché sin da piccola soffriva di una gravissima forma di poliomielite che la costrinse tra l'altro a indossare anche il busto. E poi questo busto comunque fu, ricorderai, lo dicesti anche tu nei tuoi video, fu anche questo requisito, comunque fu rubato. E quindi Anna Maria soffrì comunque di questa malattia. Anna Maria poi aveva anche, diciamo, la schiena che non era perfettamente dritta né perfettamente allineata,
E a me Adele racconta che ogni volta che vedeva quest'albero era solita dire: "Ah, guardatelo, è storto come me." Cosa che peraltro mi dà sempre un sorriso amaro, perché dico, almeno sta povera ragazza la prendeva con filosofia, o comunque con un sorriso. E chiudo una parentesi, quello che è l'albero dedicato alla figlia più fragile del Duce è anche l'albero più florido e prospero che abbiamo qui nel giardino, forse. Quindi io che sono un po' un francescano, diciamo, la trovo un parallelismo, un simbolismo molto molto profondo e interessante. Come mai avete tutti questi pavoni, nella villa? I pavoni sono un'aggiunta voluta da Adele perché le piacciono tanto i pavoni, quindi ne ha voluti mettere qualcuno quando comprò insieme a Domenico, il marito, la villa. E oggi ne abbiamo una trentina tra adulti e cuccioli, maschi e femmine ovviamente, una trentina. Chi sono Adele e Domenico? Adele e Domenico sono gli attuali proprietari di Villa Mussolini qui a Forlì. Apro e chiudo una parentesi, dicitura completa, Villa Carpena trattino Casa dei Ricordi, perché poi dentro la casa era diventata una casa museo. E questo perché parto un po' dal principio, la casa in principio era a fine 800 abitata da Rachele e dalla famiglia di Rachele. Quando poi si sposò con Benito e cominciarono a nascere i figli e la famiglia cominciava ad ampliarsi, si spostarono in quella che poi è diventata la casa museo vera e propria, che è stata costruita tra il 23 e il 24. E poi dopo la guerra fu occupata dagli sfollati e Donna Rachele riuscì a rientrarne in possesso alla fine del 46. Poi ci rimase qui Donna Rachele fino al 30 ottobre del 1979, data della sua morte, e poi rimase in proprietà della famiglia fino al 1997, quando morì Vittorio, il secondo genito del Duce. Morto Vittorio, gli eredi misero in vendita tutta la proprietà, quindi il terreno, la casa coloniale dove abitava Rachele con la famiglia e la casa di famiglia vera e propria di Benito e Rachele. In realtà qui mi dice Adele che tutta la proprietà fu presa di mira da un imprenditore che voleva buttare giù tutto per farci un altro tipo di struttura a scopo turistico. Se non fosse che Romano, il cui busto abbiamo installato poi qui nel giardino, contattò Domenico, che erano amici in realtà, Domenico che aveva questa impresa molto molto, questa industria florida, insomma questa attività dove vendeva pellicce, pelli, tappeti medio orientali e pezzi di pregio, insomma. Qui peraltro anche una villa molto grande in Sardegna con tanto di barca, insomma era molto facoltoso. E decise, quindi Romano contattò Domenico e gli chiese la cortesia di comprare lui la sua casa e gli si fece promettere di farci una casa museo. E quindi ancora oggi, dopo 21 anni, Domenico e Adele stanno mantenendo questa promessa, in realtà a caro prezzo, perché poi tutto quello che avevano è stato investito qui dentro, non solo per mantenerla, ma anche per aggiungere pezzi di pregio all'esposizione. Pezzi di pregio che forse che io ti menzionavo in questi giorni, che quando sei venuto tu a fare diciamo, a fare tu le riprese ancora non c'erano. Parlo per esempio dell'arazzo che abbiamo installato sulle scale, del quale magari poi parliamo dopo. E Domenico Adele, poi che io ho conosciuto, ti apro questa parentesi, tanti anni fa ormai, 14 anni fa per l'esattezza, perché venni in visita, avevo 9-10 anni più o meno, venni in visita e la visita guidata me la fece Adele. Da lì poi siamo rimasti in contatto e siamo diventati amici e sono diventato un volontario. Quindi, diciamo, dopo tanti anni d'amicizia, sono qui con loro e a dare una mano, insomma, come posso. Senti, tu mi avevi detto che di Bruno mi avresti fatto vedere anche un ritratto a pastello. Esatto, sì. Ecco, dove si trova qui nella villa? Ritratto a pastello di
che dipinto realizzato a Bari nel 1942 da Anaclerio, questo pittore barese appunto che realizzò quest'opera in onore di Bruno. Ci sono anche colombe che rappresentano l'innocenza di chi? Allora, le colombe, sì, come simbolismo, diciamo, nello studio del simbolismo, le colombe rappresentano la purezza e la speranza anche in realtà. Infatti, il Papa ne lancia sempre due a Pasqua. Queste in realtà, quelle che abbiamo noi qui nel parco, non hanno un significato spirituale o simbolico. Più che altro, ecco, sono le colombe, le volle Donna Rachele, perché le piacevano tanto questa tipologia di uccelli. Quindi ne prese qualcuna e li mise qui nel giardino. Tra l'altro c'è ancora la voliera di Donna Rachele e noi le abbiamo volute mantenere questa cosa, oltre che perché ci piacciono tanto anche a noi, anche per omaggiare Donna Rachele, insomma. Tanto che queste sono le discendenti delle colombelle di Donna Rachele. Questo è il pianoforte di Romano. Esatto, questo qui è un pianoforte a mezza corda che è stato suonato da Romano Mussolini e ancora oggi in realtà ha delle melodie molto particolari e funziona ancora, devo dire, degnamente bene, nella mia ignoranza. Insomma, devo dire che mi piace tanto quando suona. Ecco, andiamo a cercare il ritratto. Esatto. Abbiamo, ok, eccoci. Prego Enzo, benvenuto di nuovo. Grazie. Allora, un attimo solo che chiudo la porta, se no metti che entra un pavone o una colomba, fosse mai, insomma, poi. Qui come vedi è rimasto molto simile all'ultima volta che sei venuto tu. E abbiamo diversi dipinti e immagini di famiglia anche, soprattutto. Questa ecco, sì, era la Singer di Donna Rachele, la macchina da cucire. Io dico sempre quando entro in visita, perché prima faccio vedere il giardino, lo dico sin da subito ai visitatori di non aspettarsi una reggia dorata o comunque, ma di aspettarsi una casa molto molto semplice che potrebbero in realtà anche riscontrarci, sì. Perché dico sempre che per molti aspetti a me questa ricorda la casa di mia nonna e quindi invito sempre a prendere la casa così com'è. Io intanto ti accompagno. Questa poi, vedi, era la cucina di Donna Rachele. Il tavolo ovviamente è originale, come si vede anche dalle foto. Le fotografie, poi manca questa lastra di marmo perché fu un dono successivo fatto a Donna Rachele. No, dicevo, il tavolo sottostante è quello originale di Donna Rachele, come vediamo anche dalle fotografie lì. Però manca questa lastra di marmo perché le fu donato dopo, è un dono successivo, è un marmo di Massa Carrara, che è una lastra di marmo di Massa Carrara. Io dico sempre, immagino che questo dono lo ricevette con grande gioia perché così almeno aveva un po' più di spazio dove appoggiare le cose per cucinare, insomma. Questa poi sì, da qui entriamo nella sala da pranzo, che nella sua essenza è rimasta ovviamente la stessa che ha vissuto la famiglia, come ha richiesto Romano. Noi al massimo abbiamo aggiunto qualche modello a maglia delle calze e dei cappelli che faceva Donna Rachele, o delle immagini di famiglia o di stato, insomma. Poi qui accediamo a questo svincolo, diciamo. Queste le moto che già tu mostrasti ai tempi. Peraltro, dico, quando accendesti la Bianchi mi emozionai perché fu veramente un bel momento. Aspetta, ti accendo la luce. Ecco, andiamo al ritratto di Bruno. Sì. Poi qui entriamo nello studio privato di Benito,
Questa era la stanza che maggiormente viveva della casa, ovviamente, perché poi, ripeto, questa struttura la fece edificare tra il 23 e il 24, quindi quando era già capo di Stato e aveva già molti impegni ai quali pensare. E quindi questa di conseguenza era la stanza che viveva di più. Questa era la sua scrivania, questa era la sua sedia. Peraltro, ti aggiungo una parentesi, questa è la prima volta che dopo tanti anni che vengo da questo lato della scrivania, perché non mi sono mai permesso di attraversare il divisore, insomma. Ecco, per onor di storia e di cronaca lo faccio con gran piacere. Questo, diciamo, appunto è un lavoro, un ritratto a pastello fatto da Anaclerio, che è a Bari nel 1942. Quindi è un'immagine in realtà molto molto fatta molto molto bene. Io infatti tante volte quando sono in visita faccio una sorta di gioco interattivo con i visitatori chiedendo: ma secondo voi com'è stato possibile realizzare un'immagine così grande nel 1942? E tanti non lo sanno, cioè, teorizzano, fanno le teorie più strampalato, comunque più ingegnose per provare a giustificare questa cosa. Tanti, vedendo la linea dell'ombra qui sotto l'occhio di Bruno, intuiscono che è una linea un po' troppo netta per essere una fotografia, perché sarebbe un'ombra un po' più realistica. Altri si accorgono che c'è scritto lavoro a pastello, e in questo caso in realtà si dividono, perché c'è chi pensa che il lavoro a pastello sia un Arnaldo Pastello che abbia scattato la fotografia, e altri invece capiscono che è un ritratto fatto a pastello, per l'appunto. Ritratto a pastello, poi ecco che vediamo proprio qui il maestro Nicola Anaclerio che realizza il dipinto, ovviamente sulla base di una fotografia. Me questa immagine emoziona sempre. Perché poi penso che questa sia l'immagine più bella che abbiamo di Bruno come scatto, cioè comunque come immagine proprio. Quando fu portata questa immagine In villa, se non ricordo male, fu proprio portato alla famiglia come dono questa immagine qui. E poi l'abbiamo lasciata qui, quindi l'abbiamo lasciato tutto integro e al massimo abbiamo aggiunto, in realtà no, qui non abbiamo aggiunto niente, abbiamo lasciato tutto come l'ha lasciato la famiglia. Poi chiaramente vediamo cose più recenti che non sono aggiunte nostre, ma in realtà questo è un lavoro fatto da Romano Mussolini negli ultimi anni della sua vita, che riorganizzò in ordine alfabetico le lettere ricevute da Donna Rachele dal 45 in poi. Però per il resto lo abbiamo lasciato come l'abbiamo trovato, insomma. Ritorna vicino al ritratto e spiegami i dettagli. Vedo anche delle mostrine, che cosa sono? Delle mostrine che sono i gradi del capitano Bruno Mussolini, che era appunto capitano in aviazione militare. Bruno poi, come tutti i figli del Duce, in realtà tutto quello che ha ottenuto come risultati personali e lavorativi è stato frutto del suo lavoro, perché poi Bruno, ripeto, come tutti gli altri figli, non gli ha mai regalato niente a nessuno. Non è che magari era il figlio del Duce, quindi cioè regaliamogli gli obiettivi. Qualcuno magari gli bazzicava intorno proprio per ottenere qualcosa dal Duce, ma mai nessuno gli ha regalato niente. In questo senso posso citarti un episodio relativo ad Edda, la primogenita, che peraltro è anche quella che caratterialmente assomigliava molto di più al Duce. Ed è per questo che Benito la amava, comunque l'apprezzava anche tanto, perché era quella che aveva ripreso il suo carattere e il suo ardore. Però quando Edda cominciò la quarta ginnasio, comunque quando cominciò il liceo, la scuola superiore, Benito scrisse personalmente un telegramma autografo dicendo: mia figlia l'ho iscritta da voi e mi raccomando di trattarla esattamente come tutti gli altri studenti, perché non è perché mia figlia ha qualcosa in più o qualcosa in meno rispetto agli altri. Quello che deve ottenere lo deve ottenere perché è brava. Quindi
o perché non è stata brava. Quindi vi chiedo di essere onesti. Peraltro poi Edda provò anche a scappare in realtà e poi venito la ripresa e la riportò a scuola perché dice che concludi gli studi, insomma. Ecco, rispiegami le ombre di cui parlavi prima. No, le ombre perché, dicevo, non voglio, a me non piace fare tutta la lezione di storia, quindi cerco di coinvolgere i visitatori il più possibile. E quando parlo del ritratto di Bruno dico, secondo voi, come mai, ecco, come è stato possibile farla così grande l'immagine? E tanti si accorgono che è un ritratto perché, adesso non ci arrivo però, l'ombra che vediamo qui sotto l'occhio sinistro di Bruno, quello che tu vedi alla tua destra, tanta gente dice questa li la linea di quest'ombra mi sembra troppo netta rispetto all'ombra che fa il cappello. Quindi in questo senso tante persone si accorgono che è un ritratto. Cavolo. Quindi. In realtà sì. Ecco qui, ripeto, abbiamo la foto di Nicola Naglerio mentre realizza il ritratto. A fianco poi abbiamo voluto mettere anche qui le fotografie di Alessandro Mussolini e di Rosa Maltoni, i genitori di Benito, che sono due presenze molto molto presenti e importanti per noi, perché poi diciamo che questo te lo dico io così sul momento che mi viene questa immagine così. Alessandro e Rosa sono l'uno l'antitesi dell'altra. Il Benito è la sintesi dei due, facendo anche in realtà una menzione alle scuole di filosofia dell'antica Grecia, tesi, antitesi e sintesi. Dico questo perché Benito riprese la fede politica e l'ardore politico dal padre Alessandro, ma riprese la sensibilità e la fede cristiana dalla madre. Benito era cristiano, però era anche anticlericale. Sembrerà strano a dirsi, visto che poi fu uno degli artefici dei patti lateranensi che tu stavi inquadrando prima, però sì, diciamo a grandi linee questo era un po' il background formativo di Benito. Poi ecco sulla scrivania tu poi saggiamente raccontassi che questa è una lampada fatta a forma di fascio littorio donata al Duce da Gabriele D'Annunzio e da quando ho scoperto questa informazione proprio dai tuoi video lo dico sempre, insomma. Poi per il resto la scrivania l'abbiamo lasciata in realtà integra nel suo spirito anche lei e c'è una prima edizione del volume Parlo con Bruno. A proposito di Bruno, questo è un monologo straziante che scrive Benito la notte tra il 7 e l'8 agosto del 1941, e parlando anche in realtà delle cose non dette a un figlio, purtroppo. Peraltro, Benito, apro questa parentesi, Benito ha sempre rinunciato allo stipendio da capo di Stato e questo peraltro fu anche uno dei motivi per cui all'inizio non potettero dare la pensione a Donna Rachele come vedova di un capo di Stato, perché Benito aveva il sostentamento per mandare avanti la famiglia dai proventi degli articoli che scriveva sui vari giornali nazionali e internazionali e dai diritti d'autore dei suoi libri. Nel caso di Parlo con Bruno, devolse tutti i ricavi per donarli alle famiglie, comunque alle famiglie che avevano perso familiari in guerra. Questa è una reminiscenza della prima visita che mi fece Adele e che mi sono ricordato giusto appunto qualche giorno fa. Ecco, visto che ci siamo, tu mi hai detto che qui c'è anche la camera da letto dove dormiva Bruno. Sì, La qui possiamo andare a vedere? certamente. Quella che in principio era la camera di Bruno, poi è diventata la camera di Romano, te lo dico subito. Infatti, poi vedremo che in realtà è piena di pennelli, colori, di pianole, di tamburi e di cappelli, perché a Romano piaceva mettere i cappelli quando faceva i concerti.
Musica anche che è stata comunque una. La musica è stata molto importante all'interno della famiglia perché giustamente inquadravi il violino di Benito che sempre citando i tuoi video, un tuo video in particolare, ho scoperto grazie a quel video che è un fuori misura perché è più piccino rispetto a quelli che si usano per imparare a suonare. Video peraltro che ha trovato Adele e me lo ha girato dicendo guarda al minuto 20 c'è un'informazione interessante perché me lo sono andato a vedere e ho detto ah fighissimo. E accendo un momento la luce così vediamo un po' meglio. Visto che ti ho menzionato Alessandro Mussolini ti vorrei parlare un attimo di questa culla, poi anche perché dobbiamo andare qui poi. Questa è la culla che ha realizzato Alessandro Mussolini, il fabbro di Predappio, nel 1883 Questa è la culla che ha realizzato Alessandro Mussolini nel 1883 in occasione della nascita di Benito. Quindi, visto che stavamo andando qui alla camera di Bruno prima e di Romano poi, ci tenevo a menzionartela. E qui ti do il benvenuto in quella che era appunto prima la camera di Bruno e poi, come è facilmente intuibile, è diventata la stanza di Romano. Tra l'altro, su al centro studio abbiamo anche un altro letto di Bruno che era un po' il letto dove dormiva la Rocca delle Caminate. Ecco, poi vedi, insomma, è una stanza molto molto semplice, non c'è nulla di troppo eclatante, come ti dicevo in apertura, non è un palazzo d'oro, è una normalissima casa di una normalissima famiglia, insomma. E poi, ovviamente, essendo la camera di un ragazzo, come un qualsiasi ragazzo, l'ha riempita con foto di famiglia e delle sue passioni, perché poi. Ecco, a proposito delle pianole, se sono più moderne è perché Romano poi è venuto a mancare nel 2006. Apro questa parentesi. Io in visita lo dico molto spesso, a noi sembra, alle volte a me sembra che parlare di questa parentesi di storia mi sembra che siano passati 1.000 anni, alle volte mi sembra che siano passati 10 giorni, perché in realtà pensare al fatto che per esempio Romano è venuto a mancare nel 2006. Comunque è dalla primogenita del Duce di Rachele che è venuta a mancare nel 95, che è l'altro ieri. Mi fa un certo effetto pensare che parliamo di questa, di una parentesi di storia che in realtà poi è così recente, paradossalmente, no? Non è un po' feticistico tenere tutti questi oggetti così come se la vita di questi personaggi si fosse interrotta qualche minuto fa? Questa penso sia una domanda legittima a dire il vero, quindi è anche una domanda giusta da fare a dire il vero. Noi abbiamo forse abbiamo preso un po' troppo sul serio la promessa fatta a Romano qualche anno fa di mantenere integro lo spirito e l'essenza della casa. Beh, però è anche interessante avere questa istantanea della vita di ormai di qualche anno fa, che Sì, anche questo è vero, sì. rimane nel tempo. Poi se la si altera, perde di significato. Sì, anche questo è vero, sì. Vedo qui c'è un tamburo, mi sbaglio. Sì, un tamburello. Chi lo usava? Anche questo Bruno, scusami, Romano, suonava soprattutto la pianola, però ecco, anche un po' di tamburo lo suonava. Ecco, chiaramente poi il suo strumento era il piano, ovviamente. Tu suoni qualche strumento? No, io scherzando dico che il mio strumento sono le telecamere e le macchine fotografiche, quindi no, non sono strumenti. Mi piace molto ascoltare musica, però non sono nulla. Guardati allo specchio. Cos'è lo specchio per te? Io, guarda, molto spiritualmente potrei dirti che lo specchio è un po' il riflesso anche dei miei pensieri, oltre che del mio fisico, dei miei pensieri e del mio spirito, perché poi,
lo uso anche in realtà, lo sfrutto per guardarmi la mattina e se io riesco a guardarmi allo specchio la mattina vuol dire che per me sto con la coscienza a posto. Quindi lo uso in questo senso, diciamo, mi piace usarlo così lo specchio. Grazie Marco, tanta fortuna. Grazie a te Enzo, è stato un piacere e un onore conoscerti di persona. Grazie davvero.